Sit-in questa mattina dei lavoratori della TIM. C'è preoccupazione per l'offerta di acquisto da parte di un fondo americano e si temono ricadute anche in Basilicata. Sara Lorusso. È un problema che si sta registrando in tutta Italia, stiamo facendo tutti questi sit-in, è all'ordine del giorno questa ristrutturazione aziendale, capire se gli effetti per la regione Basilicata in particolare. Quello che potrebbe accadere è che una grossa fetta di mercato, soprattutto di lavoro per le donne, venga a mancare in Basilicata, ma se ci vendono a pezzettini forse la regione verrà ancora di più depauperata. Sono due le grandi questioni aperte dall'offerta pubblica da parte del fondo speculativo statunitense KKR per le quote di TIM. La prima, circa 1000 posti di lavoro tra detti e indotto a rischio. La paura infatti è che il fondo di investimento voglia acquistare quote da rivendere in futuro al mercato per fare profitto. La seconda questione è quella delle infrastrutture. La proposta dei sindacati di realizzare una rete unica è naufragata. Noi come lavoratori di Telecom Italia della mia generazione, quindi con lavoratori con 30 anni di servizio, siamo testimoni del fatto che con la liberalizzazione del settore, quindi con l'affidamento al mercato del settore delle telecomunicazioni, in questi anni si è realizzato uno sviluppo assolutamente distorto di questo settore. A gennaio partiranno microbandi per la costruzione di nuovi pezzi di rete, ma il timore reale è che difficilmente operatori privati potrebbero avere interesse a investire in zone periferiche come la Basilicata. Per questo i sindacati hanno investito dell'avvertenza anche il prefetto, consegnando la lettera che a breve invieranno al governatore Vito Bardi. Chiedono un tavolo permanente su infrastrutture di rete e connettività. Porteremo il grido d'allarme che è stato evidenziato oggi dai segretari generali all'attenzione del governo centrale, perché sia garantita un'attenzione massima, una sequela nei tavoli del governo.